Una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera ci occuperemo di agricoltura, ci occuperemo in realtà di un'eccellenza della Toscana. Lo abbiamo già fatto altre volte, ma questa sera c'è un acronimo in qualche modo che cercheremo di spiegare, la DOP Economy. Che cos'è, perché riguarda in modo ravvicinato la regione Toscana, quali sono anche le nuove frontiere rispetto al cibo, ma anche rispetto al, come dire, alle peculiarità di una regione che dal punto di vista agroalimentare ha molto molto da offrire. Mi fa piacere parlarne anche all'indomani, diciamo così, di un importante evento che è il By Food Toscana, che insomma in alcuni giorni di ottobre ha portato appunto alla luce, alla ribalta e sul tavolo della discussione tutti questi temi. Allora vi presento subito i miei ospiti. Intanto in studio con me Luca Piscitello di Promo Firenze, ramo della Camera di Commercio di Firenze. Buonasera, buonasera con noi. Sì. Mi fa piacere avere in collegamento Gennaro Giliberti, che è dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Grazie Giliberti per essere con noi, un saluto, e un saluto anche a Giuseppe Salvini, che invece della Camera di Commercio è il segretario generale. Buonasera. Allora, di che cosa parliamo? Insomma, lo abbiamo detto in un cappello, ma per capirlo ancora meglio vediamo quello che è stato il resoconto del By Food e anche insomma dei giorni dopo realizzato da Rachele Campi. Vediamo. Cresce la DOP Economy Toscana e cresce la PIL a livello internazionale anche in chiave di destinazioni gourmet. L'agroalimentare toscano si conferma una forte leva economica non solo sul piano dell'export ma anche dal punto di vista dell'accoglienza sul territorio. I dati emergono in occasione della tavola rotonda l'agroalimentare in Toscana, le sfide della qualità tra riforme europee, sostegni nazionali e comunicazione. A conclusione della quarta edizione di By Food Toscana, vetrina internazionale delle produzioni agroalimentari a indicazione geografica certificata. Nell'ultimo anno oltre 270.000 persone sul sito, sul portale del turismo di destinazione della Toscana Visit Tuscany hanno cercato contenuti legati all'enogastronomia. E che cosa cercano? Cercano temi sempre più approfonditi, vogliono sapere quali sono i prodotti di qualità, perché sono di qualità, soprattutto vogliono sapere quali sono le storie, i racconti che dietro quelle produzioni ci sono. L'export agroalimentare italiano, nonostante le difficoltà, insomma, e i timori che c'erano anche per la collocazione di alto livello, insomma di alti prezzi, cioè mediamente, che ha l'agroalimentare italiano, è andato bene. Si registra tuttavia un calo dell'export verso la Germania. La diminuzione dell'export in Germania è un primo campanello d'allarme di un'economia come quella tedesca, che è una di quelle più colpite dal rincaro dei prezzi energetici, quindi fortemente dipendente dal gas russo, e quindi conseguentemente è chiaro che ci sta che evidenzi qualche difficoltà. Allora, questo è il quadro, diciamo, a grandi linee, ora cercheremo insomma di analizzarlo più in profondità, però siccome non resterà con noi per molto, volevo dare subito la parola a Giuseppe Salvini, perché questo evento, questo tipo di eventi, ne abbiamo già parlato anche in passato, sono molto importanti, però arrivano anche in un contesto, in un momento particolare, insomma, che è quello di difficoltà, soprattutto di cautela, di incertezza verso il futuro. Come si inserisce questo tema, questo asset economico che è fiorentino, ma insomma è toscano, se non lo volevo vedere in senso allargato, appunto in un clima, in un contesto complicato come quello attuale, sia dal caro energia ma non solo. Sì, come lei diceva, questo è un contesto all'insegna dell'incertezza più totale, però devo anche riconoscere che nonostante lo scenario incerto e di aspettativa anch'essa incerta, il By Food che si è tenuto qualche settimana fa a inizio di ottobre ha dimostrato un interesse straordinario, nonostante il periodo, dei nostri operatori verso questa manifestazione. I produttori che esponevano sono cresciuti rispetto allo scorso anno, sono arrivati a 73, questo è un evento B2B, quindi si rivolge direttamente dal produttore all'acquirente, al buyers. I buyers, nonostante il momento di grande incertezza, sono venuti copiosi da 23 paesi del mondo. Quindi, ripeto, Firenze, le nostre grandi produzioni di eccellenza si dimostrano ancora una volta più forti del particolare momento di incertezza che noi viviamo. Devo anche dire che nei due giorni le presentazioni di prodotti sono state 550 meetings, 290 i prodotti in esposizione rappresentativi
delle denominazioni di origine toscana dei prodotti agricoli tradizionali, quindi del meglio della produzione toscana. Voglio anche dire, per inquadrare il tema, che la nostra Toscana, con 89 DOP e IGP, è la prima regione in Italia per denominazioni di origine. 31 afferenti il cibo, 58 afferenti il vino, siamo al top. Siamo a livelli elevati ancora oggi per l'export. Questi sono prodotti bandiera, apprezzatissimi sul mercato nel mondo, un export che è cresciuto del 37% su pre-pandemia sul 2019, più 17% rispetto allo scorso anno, 1.750.000 euro l'export rappresentato da prodotti certificati. Quindi un fenomeno che non è solo attrattività turistica, è anche un grande fenomeno economico che porta, voglio dire, il nostro prodotto nei quattro angoli del mondo, veramente dappertutto, con un apprezzamento univoco. E questo si è verificato, ripeto ancora, certificato dalle adesioni, dall'interesse, dai buyers che sono venuti a Firenze in occasione del Buy Food. Il Buy Food è stata veramente la riprova della grande attrattività di questo prodotto. Allora, grazie mille a Giuseppe Salvini, so che ci deve lasciare, è stato però prezioso il contributo, grazie, naturalmente buon lavoro. Noi questa discussione la continuiamo, perché continuiamo a parlare di Buy Food, perché poi vogliamo aprire nel profondo anche quali sono le richieste, arrivano dall'estero, insomma che cosa emerge anche in quei giorni, qual è il sentiment, diciamo, come dicono i bravi, che sta intorno a questo tipo di fiere. Però prima inquadriamo anche più da vicino con Gennaro Giliberti un po' il settore dell'agroalimentare della Toscana. Giliberti, diceva Salvini, insomma, che dal punto di vista della DOP economy, cioè delle denominazioni, la Toscana la fa da padrone in Italia. Che cosa manca? Parto dalle ombre, poi dopo arriviamo anche alle luci dal suo punto di vista, per fare, non so, un ulteriore salto di qualità. Si può fare ancora meglio? Di solito, insomma, si parte da qui per capire quanto un asset di sviluppo può ancora migliorare, può ancora rendere in termini economici e di sviluppo. Ma sicuramente, come veniva ricordato prima dall'amico Salvini, l'economia, la DOP economy cresce un po' in tutta Italia. Nell'ultimo rapporto di Ismea e Qualivita, presentato pochi giorni fa al Ministero, si è visto proprio chiaramente come la crescita geografica del settore delle indicazioni geografiche, appunto, vede una percentuale di incremento importante, più 21% a livello nazionale. A livello regionale devo dire che nell'area del centro, la Toscana col 30% di crescita è molto avanti rispetto alle altre regioni del centro Italia ed è paragonabile grosso modo alle prime regioni nelle altre aree del paese. Questo a testimonianza del fatto che, appunto, si tratta di un'economia, quella legata alle produzioni certificate, cioè quelle produzioni per le quali possiamo dichiarare senza tema di smentita l'origine delle materie prime. Ecco, sicuramente la Toscana figura bene. Che cosa c'è da fare? Quali sono le ombre? Beh, le ombre sono prevalentemente legate al fatto che i cambiamenti climatici, che ormai sono un fatto innegabile, e gli eventi geopolitici che possono creare dei problemi, diciamo, in generale, ecco, il livello di resilienza delle nostre produzioni appare talvolta un po' incerto, soprattutto rispetto al clima. Abbiamo visto come nelle ultime annate, sia sul vino che sull'olio, su filiere importanti nella regione, insomma, effettivamente si morde un pochino il freno. Quindi stiamo lavorando per cercare di mettere in sicurezza e aumentare il livello di resilienza delle nostre produzioni, perché c'è fame di Toscana nel mondo. Nulla di peggio che dire ai tanti consumatori di prodotti toscani in Toscana, in Italia, in Europa e nel mondo, che magari quell'anno l'olio non c'è perché magari c'è stata una siccità prolungata. Certo. Per questo motivo, come Regione Toscana, stiamo lavorando per esempio alla maggiore disponibilità di acqua, per fare in modo, per esempio nel caso dell'olio, tenuto conto che ormai si è capito che senza l'acqua non si fa l'olio,
aumentare la disponibilità di acqua con gli invasi, bacini artificiali, bacini aziendali. Sì. Ecco, in questo modo tentiamo, diciamo, diamo la possibilità, o cerchiamo di dare la possibilità ai nostri produttori di essere più resilienti. Sì, questo è un tema tra l'altro molto importante, e mi veniva bene la domanda rispetto a quanto diceva Giliberti anche per Luca Piscitelli, perché effettivamente, insomma, dire a un in un momento in cui il nostro agroalimentare toscano è così in vista e così apprezzato anche all'estero, con numeri, insomma, poi torneremo anche a parlarne, che crescono di anno in anno, dobbiamo fare i conti, insomma, perché queste produzioni riescano a mantenere tali. Qual è appunto il sentimento che voi registrate quando negli eventi, nei vari momenti in cui incontrate acquirenti, buyer, e non solo, ricevete, insomma, da una parte le richieste, dall'altra le osservazioni che vi fanno? Beh, io credo che l'interesse per i prodotti toscani sia sempre molto alto. Io credo che tutti i prodotti che nascono in questa regione siano di grande attrattività per i buyer. Per i buyer esteri, sia i prodotti più tradizionali come i salumi, i formaggi, l'olio, o anche i prodotti da forno come i biscotti. L'importante è saper presentare bene i prodotti. Le aziende che riescono ad avere più successo sono quelle che riescono a evidenziare i punti di forza che hanno, che spesso non sanno di avere, come ad esempio la loro storia, la tradizione e soprattutto il legame con il territorio. Questi sono punti di forza che chi riesce ad evidenziare, a spiegare bene alle controparti estere o anche nazionali di altre zone d'Italia che si incontrano, beh, questo ci fa dire, come organizzatori del Buy Food, che nessun prodotto è impossibile da vendere all'estero. Ogni prodotto può aver successo. L'importante è saperlo spiegare, raccontare e presentare bene, anche dal punto di vista estetico. È una lezione che stiamo imparando ed è il consiglio che diamo ad ogni azienda, al di là del prodotto che questa produca. Senta Giliberti, qual è lo stato, diciamo, il profilo, la fotografia delle nostre aziende che si occupano di agroalimentare in Toscana? Glielo chiedo perché, insomma, rispetto anche alla resilienza di cui parlava prima, immagino che anche le dimensioni, la strutturazione, l'organigramma, insomma il modo in cui sono le nostre aziende possa fare la differenza in questo senso. Che tipo di fotografia media, profilo medio darebbe delle nostre aziende? Beh, sicuramente si tratta di aziende che stanno imparando e masticano molto bene l'ABC della comunicazione, riescono ad affrontare bene i mercati interni e anche quelli internazionali. Mi piace anche ricordare, per esempio, che quest'anno al Buy Food, negli incontri con i buyer, hanno partecipato anche alcuni dei più importanti gruppi della grande distribuzione organizzata. Mi viene in mente Conad, Unicoop Firenze, anche Carrefour. Questa testimonianza del fatto che c'è una crescita culturale importante dei nostri produttori, anche di quelli piccoli e anche di quelli piccolissimi. Ecco, sicuramente, diciamo, un allargamento delle nostre produzioni che sono sempre più biosostenibili, che sono sempre più sostenibili. C'è una percentuale del bio che cresce in modo importante in Toscana. Ecco, stanno riuscendo in qualche modo ad aprire l'offerta, non soltanto produzioni DOP e IGP, ma anche tante biologiche e anche tanti prodotti agroalimentari tradizionali, i cosiddetti PAT. Questa è a testimonianza del fatto che la Toscana davvero riesce a garantire un'offerta che va, se dovessimo apparecchiare una tavola, dall'antipasto all'ammazza caffè. Questo per dire che l'offerta è molto varia, è molto variegata. Certo, talvolta è limitata a piccole nicchie o a produttori di piccole o piccolissime dimensioni, ma questo non scoraggia, perché quindi in qualche modo come Regione Toscana stiamo cercando anche di favorire l'aggregazione, favorire il ruolo dei consorci tutela e di promozione, che in modo, come dire, aggregato riescono a fare promozione, comunicazione, penetrazione sui mercati. Ecco, questi sono i nostri driver per il prossimo futuro.
Senta, Piscitello, quanto sono importanti in questo senso rispetto a questo ragionamento fiere, congressi, manifestazioni, insomma momenti, eventi anche B2B o insomma di persona, visto che il Covid ci ha insegnato che molto possiamo fare anche a distanza, ma non sempre la stessa cosa, insomma. Certo, non è la stessa cosa. Noi come ByFood, fra l'altro, abbiamo proprio fatto una edizione nel 21 a distanza, inviando i prodotti direttamente alle controparti all'estero. L'importanza di questi eventi è veramente grande, perché è l'occasione che permette alle aziende di entrare in contatto con persone da tutto il mondo, soprattutto per un evento che si svolge a Firenze, che è particolarmente agevole per le aziende, perché ovviamente non si tratta di fare grandi viaggi, ma di fare pochi chilometri e incontrare davvero tutto il mondo. Aggiungo che questi eventi, il nostro come molti altri, devono sempre avere, soprattutto per i prodotti agroalimentari, un'importante parte educational, noi la definiamo, cioè aiutare le controparti estere e nazionali a conoscere meglio il prodotto, a capire l'importanza e il valore economico e tradizionale di questo prodotto, perché solo in questo modo si riesce a introdurre il prodotto in un mercato, perché una cosa che diciamo spesso alle aziende per fare capire questo concetto è che qualunque compratore sia interessato ad un nuovo prodotto lo deve affiancare a uno che ha già nel suo catalogo, oppure eliminare un prodotto che ha attualmente. Per far questo ha bisogno di poter comunicare bene il prodotto. Dunque più strumenti noi come organizzatori dell'evento o l'azienda stessa, più strumenti di conoscenza diamo alla controparte estera, più questa persona potrà vendere meglio il prodotto e contribuire al successo presso il proprio mercato. Ho ancora un paio di domande. Gilberto, torno da lei. Chi sono, se ci sono, insomma, dei possibili competitor della Toscana, ma insomma, volendo allargare il discorso dell'Italia, in Europa e nel mondo? Ma io penso che un po' tutti i paesi con una grande tradizione culturale, con una grande identità territoriale, possono vantare prodotti di assoluta eccellenza. Quindi in questo la Toscana non è l'unica, è un po' unum inter pares. Di sicuro però la Toscana è la Toscana, e il brand Toscana in quanto tale rappresenta un valore di per sé, e quindi è ormai lo abbiamo verificato, continuiamo a fare delle indagini, degli studi, dei report che testimoniano, se mai ce ne fosse bisogno, che il brand Toscana di per sé è un valore aggiunto, e quindi magari un turista o una persona che sta comodamente seduta in un ristorante a New York, quando assaggia un bicchiere di vino o un pezzo di pecorino o una fetta di prosciutto e, come dire, si ricollega al brand Toscana, in qualche modo è come se stesse mangiando un pezzo di Toscana, cioè è un prodotto che crea una suggestione, e questo grazie anche, e io aggiungo soprattutto, all'identità culturale del prodotto. Cioè il prodotto non è buono di per sé, quello è il meno, ci mancherebbe, ma è ciò che questo prodotto rappresenta, è la forte identità tra produzione, territorio e comunità locali che vivono quel territorio. Beh, insomma, in questo modo si riesce davvero a offrire un pacchetto che, diciamo, al consumatore moderno piace. Senta, visto che parlava di brand, Piscitello, avevo anche qualche leggero problema il collegamento, magari proviamo a recuperarlo. Parlava di brand, no, Giliberti? Effettivamente la Toscana questo ce l'ha, lo vediamo negli eventi che facciamo, non solo sull'agroalimentare, questo in tutti gli eventi che facciamo, ed aumenta già di per sé la percezione, lo diceva anche Giliberti, appunto, in chi gusta in quel momento un pezzo di Toscana, che sia un bicchiere di vino, che sia un cibo, ma anche, come dire, in tutto ciò che sta insieme. Allora viene da pensare che insieme a portare avanti questo tipo di produzioni sotto vari profili dobbiamo anche mantenere un'identità che è anche paesaggistica, estetica, culturale a 360 gradi. La Toscana ha un immaginario nel mondo che quello deve rimanere, se no se perdiamo quello perdiamo una buona parte di tutto il resto.
Assolutamente, infatti per questo per noi è importante organizzare questo tipo di eventi qui in Toscana, sul territorio, per evidenziare il legame del prodotto con il territorio. Come diceva Giliberti, concorrenti ce ne sono tanti in giro per il mondo, non possiamo negare la presenza di altri territori di qualità, ma quello che forse caratterizza la Toscana più degli altri è questo legame più forte con la realtà territoriale, ed è per quello che, come accennavo prima, è importante spiegare l'origine del prodotto con il territorio, far conoscere anche non semplicemente il loro stabilimento produttivo, ma anche far vedere come nasce sulle colline o sui territori che hanno portato alla creazione di questo prodotto. Difendere il territorio toscano è ovviamente la chiave di tutto, perché ciò che può contraddistinguere un consumatore nella scelta, che può spingere un consumatore a scegliere un prodotto piuttosto che un altro, se è toscano, è proprio perché lo lega a quell'immaginario che può sembrare a volte stereotipato, ma che è molto forte all'estero, in Italia, e che è molto importante al momento dell'acquisto. Senta Giliberti, volevo chiederle una cosa precisa. Qualità, che in questo caso insomma abbiamo capito abbastanza bene che c'è, ce l'abbiamo e la stiamo anche portando avanti. Come dire, è un inversamente proporzionale alla quantità, cioè c'è un problema di quantità. Questo glielo chiedo anche perché oggi si parla molto di sovranismo alimentare, no? Una parola che ha fatto molto discutere, una formula che ha fatto molto discutere, però insomma va da sé che il chilometro zero è una frontiera anche proprio per cercare di essere sostenibili dal punto di vista ambientale. La Toscana da questo punto di vista, anche in termini di quantità, che cosa ha, diciamo? Ma sicuramente in alcune filiere, mi riferisco al vino, come dire, meteo permettendo, la qualità e la quantità sono entrambe sempre molto adeguate. Forti di 60.000 ettari, la Toscana riesce davvero a offrire prodotti di altissima qualità, di altissima eccellenza, soddisfando praticamente i mercati, credo, di tutto il mondo. Sul fronte del food, lì qualche problemino l'abbiamo, perché effettivamente anche sulla filiera olivicola, quindi sulla produzione dell'olio, diciamo, le produzioni sono molto condizionate dal meteo, dalle condizioni climatiche, dal cambiamento climatico. Sull'olio, per esempio, ormai negli ultimi anni quasi mai registriamo un'annata cosiddetta normale, ordinaria. Abbiamo sempre difficoltà legate, non so, ora al troppo freddo, al troppo caldo, alla siccità. Stesso discorso più o meno per altre produzioni, come potrebbero essere i pecorini, dove la siccità crea effetti diretti attraverso la riduzione della produzione di latte da parte degli ovini, da parte delle pecore. Quindi sicuramente sul food qualche problema di quantità ce l'abbiamo, ma il problema è la quantità, non è la qualità, avercene. Se noi raddoppiassimo le produzioni di food certificate della Toscana, penso che non avremmo alcuna difficoltà di collocamento. Le faccio un unico esempio, veniva inquadrata prima la finocchiona. Sì. La finocchiona IGP, come molti salumi a bassa stagionatura toscani, non possono essere esportati negli Stati Uniti, perché c'è un blocco che non riusciamo ancora a rompere verso questo tipo di produzioni. Stiamo lavorando con l'ambasciata americana e con gli uffici preposti della sanità per cercare di portare questi prodotti anche in quei paesi. Quindi ad avercene non ci sarebbero problemi. Allora, non riusciamo a portare la finocchiona negli Stati Uniti, ma chissà se invece tra qualche anno sulle nostre tavole ne arriveranno e non saranno sempre più frequenti trovare magari hamburger sintetici o magari anche farine alimentari che vengono dagli insetti. Ce ne parla Dario Baldi, sentiamo. Il mondo e l'alimentazione. Nel 2050 saremo 10 miliardi di persone e sì, 10 miliardi di persone dovranno riuscire a mangiare. Ce la faranno? La risposta è sicuramente sì. Certo è che non potremo andare avanti così come stiamo andando adesso nel 2022. Infatti anche le grandi aziende stanno studiando diciamo dei tipi diversi di carne, tipo gli hamburger che sanno di carne ma non sono fatti di carne, perché la carne di origine animale non è più sostenibile per il nostro pianeta, lo sappiamo, per il consumo di acqua, per il consumo di energia. E infatti abbiamo provato a tanti
esempi simili alla carne che possano sostituirla. Uno su tutti è sicuramente quello di passare agli insetti. E quindi la domanda è: mangeremo gli insetti? La nostra sovranità alimentare passerà da lì? Addirittura si dice che questi insetti, chi li mangia in altri paesi, in altri luoghi del mondo, da questi insetti arrivino grandi proteine, siano più assimilabili. Non lo so, mangeremo insetti? Io sicuramente preferisco una buona fetta di salame. Questo sono abbastanza d'accordo con Dario Baldi. Sette Giliberti, siamo in chiusura. Prossima frontiera sarà la farina di grilli a chilometro zero per la Toscana. Che ne pensa? Ma guardi, in Toscana in realtà noi gli insetti li mangiamo già, e mi divertiva molto la chiusura del servizio dove appunto il commentatore diceva: preferisco mangiare una fetta di salame. Ecco, se noi mangiamo una fetta di mortadella di prato, che è un prodotto IGP certificato toscano, mangiamo anche degli insetti, perché l'alchermes, che è quel colorante naturale che si aggiunge alla mortadella di prato, si ottiene dalla cocciniglia, che è un insetto che viene appunto pestato e dà il colore rosso, da cui appunto la mortadella di prato. Quindi su questo non ci spaventa nulla. Non ci spaventa nulla, bene, mi sembra che siamo ben pronti anche alle prossime sfide. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, grazie mille a Luca Piscitello, grazie per essere stato con noi, grazie Gennaro Giliberti, buon lavoro naturalmente con lei, ci ritroviamo presto. Anche Giuseppe Salvini è stato con noi in apertura di puntata. A tutti per averci seguito da casa con Telegram, terminiamo qui, ci vediamo domani, buona serata a tutti.